grave. Tears flow free for her man, she couldn't say. Shot down in cold blood by a gun that carried fame. All for a useless and no good, worthless claim. And there's fire on the mountain, lightning in the air. Rolling them hills and it's waiting for me there. Fire on the mountain, lightning in the air. Rolling them hills and it's waiting for me there. Waiting for me there. Grandissima Marshall Tucker Band, ma dove li ascoltate questi pezzi se non qui su Rock and Roll Jungle a Radio Roma Futura? Perché ragazzi, voi stavate lì a trastullarvi, a sentire i Radio e Jeff Buckley, a farvi due scatole così, a deprimervi nella vostra tristezza grunge, ma finalmente siamo tornati. Questo è un grunge, questo non è un grunge, questa è vera musica. No, certo, quell'altro, quel depressivo. Sì, è tutto quel depressivo di questi che si arrovellano in questa tristezza, che ascoltano Rolls Royce pensando che sia un pezzo rock, ma poi arriviamo noi a ricordargli cos'è il vero rock and roll, come la Marshall Tucker Band. In questo caso avete sentito Toy Caldwell che suonava la steel guitar, questo strumento incredibile che si suona nel sud degli Stati Uniti. Purtroppo però non si era accorto che la steel guitar era scordata, perché questo pezzo è famoso anche per questo. Lui l'aveva comprata da poco, ancora non sapeva accordarla bene, e quindi non si è accorto che la sua chitarra è leggermente fuori tonalità rispetto al resto della band, ma è anche questo un po' che la rende particolare e molto riconoscibile. Un pezzone Fire on the Mountain, ricordiamo un po' sfortunati i fratelli Toy e Tommy Caldwell, perché Tommy morì in un incidente stradale a soli 30 anni, era appunto il bassista della band, e tra l'altro un mese prima era morto anche il fratello maggiore Tim, sempre in un incidente stradale contro un camion della spazzatura. Ah, davvero? Cosa che non sarebbe potuta succedere a Roma, perché il camion della spazzatura pochissimi. Eccola. Ecco, invece vedi, negli States negli anni 70 succedevano anche queste tristi cose. E questa band era grandissima, erano appunto, segnatevelo, Marshall Tucker Band, cercate questi dischi, comprateli in vinile o anche no, perché noi non siamo quei maniaci del vinile, non ce ne frega niente, quello che conta in fondo è la musica. Una band che ha ispirato un'altra grande band romana, ormai non più esistente, nella quale mi fregio di aver militato, ed erano E Modern Safari. Fantastico! Ebbene sì, un CD incredibile che chi volesse glielo do io. 300 copie nell'armadietto del lavoro, nella quale appunto io e mio fratello, insieme a Cristiano Suriano alla batteria e Marco Ciccone alla chitarra, il brano scritto appunto da mio fratello Daniele Marini, testo e musica, poi insomma arrangiato un po' da tutti tranne me, ispirato al pezzo della Marshall Tucker Band che era Fire on the Mountain, e il nostro è Still Fire on the Mountain, c'è ancora fuoco sulla montagna, e noi, capito, in qualche modo ci illudevamo di poter portare il sound rock a Roma, in Italia. Che follia! È impossibile. È molto difficile, insomma. Complicato. Però, non tutti sono pronti, però vabbè, ci siamo divertiti e alla fine il CD è decente e divertente, e ci ascoltiamo appunto Still Fire on the Mountain con i grandissimi Modern Safari da Roma, più o meno l'anno credo fosse 2010-2011, qualche anno fa. Vai!
Ciao a tutti, sono Sting, anche io ascolto Rock Roll Jungle. Ciao, grazie Sting, sei un grande, grazie per lo stacchetto. Parla bene il suo italiano. Beh, lui vive in Italia ormai in da anni. Toscana, ormai sì, fa l'olio, l'orto, l'olio. Che sì, non c'hanno niente da fare, insomma. Beati loro, no, perché di Dio ci mancherebbe altro. Però. Certo. In un'altra situazione farebbero... Ma, i minatori, probabilmente sì, appunto nelle Asturie. E vabbè, chi erano questi? Erano gli Emo del Safari, che appunto grande gruppo, chiedete a Marini i CD, chiedete a me Simone Marini, appunto ricordiamo, e Max Morgante qui Rock Roll Jungle, e appunto il basso era fenomenale su questa traccia. Non so proprio che dire. Qualcuno qui mi scrive: eravamo fichissimi, era appunto il batterista Cristiano che saluto sempre in ascolto, se lo dimo da soli, fantastico, bellissimo. Andiamo avanti con la puntata sul fuoco, ragazzi, con un super gruppo inglese che avevamo già incontrato, veramente uno dei miei gruppi preferiti, vero boogie rock, di quello che non si fa più, e infatti l'anno era il 1974, addirittura... E per quanto riguarda gli Stati Uniti, questo album uscì sull'etichetta Swan Song, che era l'etichetta dei Led Zeppelin, quindi proprio insomma le Zeppelin davano fiducia a questa band incredibile, alla voce Paul Rogers, forse una delle più grandi voci inglesi di tutti i tempi, proveniente dai Free, e poi dopo addirittura nella reunion dei Queen degli anni 2000 e qualcosa hanno chiamato lui, perché era forse una delle poche voci che poteva raggiungere quei livelli, quella diciamo di Freddie Mercury. Per quanto io, come già dissi, non amo i Queen, anche se sono qui a fare radio Dudu, radio Gaga. E Bad Company, questa è la band, il brano è Wildfire Woman. I have your love and
Bad Company, le cattive.